Carmen Electra si è conquistata un posto in Baywatch grazie alle sue curve decisamente esplosive. Poi, alcune parti, minori, in filmetti che in Italia si chiamerebbero di serie B. Infine, l'oblio. Ma che fine ha fatto? La 46enne ex bagnina di Baywatch è tornata sui social con una foto mozzafiato. Dopo Lady Gaga anche Carmen Electra ha posato completamente nuda per l'obiettivo di Eli Russell Lins, il fotografo preferito di Kanye West e Kim Kardashian. La bellissima ex bagnina di Baywatch sfoggia le sue curve perfette con turbanti da vera sex bomb. L'anno scorso, presentando la sua collezione di lingerie, aveva incoraggiato i suoi fan ad amare il proprio corpo. Penso che ogni donna abbia parti del proprio corpo di cui si sente orgogliosa e altre con le quali non si sente a proprio agio. Bisogna conoscersi e capire come mostrarsi agli altri. Carmen Electra la scelta sembra averla fatta e senza veli si merita una promozione a pieni voti. L'ex bagnina di Baywatch ha dimostrato di non aver nulla da invidiare alle colleghe giovanissime. Di tempo ne è passato quando ha debuttato nel mondo dello spettacolo, ha ricorso a un piccolo intervento chirurgico per avere un seno tanto tonico e abbondante, ma non ha perso la bellezza che l'ha sempre contraddistinta. Carmen Electra è lo pseudonimo di Tara Lee Patrick, è nata il 20 aprile 1972, a Cincinnati, città nel sud-ovest dell'Ohio. Figlia d'arte, la madre di Carmen era una cantante, mentre il padre un chitarrista. Ha preso parte a numerosi lavori. Tra quelli più popolari figurano Scary Movie, film parodia diretto da Keenan Ivory Wayans, Starsky Hutch rifacimento, in chiave ironica, della seguitissima serie televisiva.